Quando poco tempo fa avevamo chiesto al presidente Rossi di valutare la possibilità di commissariamento dell'Istituto degli Innocenti, evidentemente ci avevamo visto lungo. Perché? Ci sono stati un sacco di scandali che hanno riguardato i nuovi appalti, la costruzione di questo nuovo museo. Adesso si aggiunge anche la costruzione di una nuova fondazione, quindi una fondazione della fondazione per il fundraising, come se delle volte non bastasse anche semplicemente un ufficio all'interno di una fondazione per raccogliere fondi. Ma la notizia di oggi, a quanto pare, è che si è indagata la direttrice generale e ci siano delle perquisizioni nel suo ufficio. Quindi, con tutto quello che ne consegue dal punto di vista dell'attività dell'Istituto degli Innocenti. Quindi lo ripeto, forse ci avevamo visto giusto e forse le due indagini della Procura e della Guardia di Finanza stanno andando nella giusta direzione, che è quella che noi cerchiamo di approfondire con le nostre interrogazioni. Ne abbiamo già pronta un'altra sull'argomento.